Buonasera. Il delegato avvocato Samonati, per incarico del procuratore generale presso la Corte d'Appello, si è recato in casa di Filippo Tommaso Marinetti per comunicare al Marinetti stesso un ordine di sequestro contro il suo nuovissimo romanzo Mafarca il futurista, pubblicatosi in questi giorni nella traduzione italiana quasi contemporaneamente all'edizione francese. Il reato per cui la procura ha proceduto sarebbe nascosto sotto l'ormai solita scusa di oltraggio al pudore. Sono state confiscate perciò circa 500 copie del romanzo incriminato. Mafarca il futurista è un romanzo africano, violento ed ardito, ma opera soprattutto di grande volo e di frenetica ribellione alle consuete clausole della vita. Esalta la liberazione dell'eroismo virile e la guerra. Quando si pensa che la maggior parte dei romanzi francesi, veristi o non veristi, pornografici o con etichetta di pornografia, sono scodellati a centinaia di migliaia di copie sul mercato librario mondiale, viene voglia di sorridere per la deliberazione antifuturista del procuratore generale di Milano. Grandi poeti incendiari, fratelli miei futuristi, ecco il grande romanzo esplosivo che vi promisi. È polifonico come le anime nostre ed è insieme un canto lirico, un'epopea, un romanzo d'avventura e un dramma. Io sono il solo che abbia osato scrivere un simile capolavoro, il quale morirà per mano mia un giorno quando il crescente splendore del mondo avrà eguagliato il suo e lo avrà reso superfluo. A scorno degli abitatori di Podagra e di Paralisi, quest'opera mia garrisce al vento della gloria come uno stendardo d'immortalità sulla vetta più alta del pensiero umano, e il mio orgoglio di creatore ne è soddisfatto. Non la difendete, guardatela piuttosto rimbalzare scoppiando come una granata ben carica sulle teste spaccate dei nostri contemporanei, e poi ballate, ballate un ballo guerresco guazzando nelle pozzanghere della loro imbecillità, senza ascoltare lo sciacquio monotono. Io gridai loro: glorifichiamo la guerra! E da quel giorno lo spavento, folle mano di ghiaccio, malmena la loro milza, brancicando bene addentro lo stomaco angusto e le fragili costole. Quale pittore saprà stendere sulla tela il verde giallo splendente che anima le loro guance, mentre esse vanno biascicando le litanie della saggezza delle nazioni e del disarmo universale? Genia grottesca e bassamente illogica, quella di cotesti adoratori della pace. Essi non capiranno mai che la guerra è la sola igiene del mondo. O fratelli miei futuristi, guardatevi in faccia l'un l'altro. Chi io sappia, voi non assomigliate affatto a costoro. E potete dunque rassegnarvi a rimanere voi pure figli e schiavi miserevoli della vulva? E volete dunque anche voi strozzare il futuro muggente e l'incalcolabile divenire dell'uomo? In nome dell'orgoglio umano che adoriamo, io vi annuncio prossima l'ora in cui, uomini, dalle tempie larghe e dal mento d'acciaio, figlieranno prodigiosamente, solo con uno sforzo della loro volontà esorbitata, dei giganti, dai gesti infallibili. Io vi annuncio che lo spirito dell'uomo è un'ovaia inesercitata e noi lo fecondiamo per la prima volta. Grazie. È acceso? Scusate, da qua non sento. Buonasera, buonasera, benvenuti. Dunque, queste che avete ascoltate sono le prime righe del romanzo futurista Mafarca di Filippo Tommaso Marinetti. Ecco, dunque, due sono i temi proposti in queste prime righe del romanzo. La prima idea è quella di eliminare la donna dal processo procreativo e di riprodursi grazie al solo sforzo della volontà esorbitata. Io spesso da solo faccio questo sforzo della volontà esorbitata, ma non mi sono mai riuscito a riprodurre da solo. Però questa comunque è l'idea loro. Marinetti dice: io non discuto del valore animale della donna, ma dell'importanza sentimentale che le si attribuisce.
Io voglio combattere l'ingordigia del cuore, l'abbandono delle labbra semiaperte, a bere la nostalgia dei crepuscoli. Io voglio vincere la tirannia dell'amore, l'ossessione della donna unica. Questo è un tema. L'altro tema è quello della guerra. Sentiamo cosa dice il punto 9 del manifesto futurista. Cantiamo la guerra, sola igiene del mondo, superba fiamma di entusiasmo e di generosità, nobile bagno di eroismo, senza il quale le razze si addormentano nell'egoismo accidioso, nell'arrivismo economico, nell'attaccagneria della mente e della volontà. E ancora, si dice poi, noi consideriamo superata l'ipotesi della fusione amichevole dei popoli e non ammettiamo per il mondo che un'unica igiene, la guerra. E ancora, modificazione della concezione della guerra diventata il collaudo sanguinoso e necessario della forza di un popolo. Ecco, rispetto a queste due tematiche che abbiamo sentito, sorge subito spontanea una domanda. Chi era il pusher di Marinetti? I futuristi si occupavano di poesia o di Barbera? Diciamo, questa è un po' la prima, così, a un'analisi molto superficiale, mi rendo conto. Invece poi, andando un po' a scavare, ci rendiamo conto che questi intellettuali ne venivano fuori da un secolo e più di 100 anni di romanticismo. 100 anni lunghissimi, pieni zeppi di lune piene, di sospiri crepuscolari, secchiate, di sentimenti, sogni, magia, spiritualismo, religiosità. Probabilmente avevano due maroni che non entravano in questa stanza, io credo, erano veramente colpiti e diciamo, si sente che hanno un po' sbroccato, no? Perché sentite cosa dice Marinetti in un passo contro la Spagna passatista. Per passatista si intende stare concentrati sul passato, i futuristi volevano solo il nuovo, buttarsi, no? Dice, brandite un candelabro d'oro massiccio e servitevene come una mazza volteggiante per fracassare il cranio ai monaci e ai sacrestani. Poltiglia sanguinosa, rossa imbottitura, con cui tapperete i buchi della volta e le vetrate infrante. Una sanguinante armatura di diaconi ed arcidiaconi, d'arcivescovi e di cardinali, incastrati l'uno nell'altro, intrecciate le gambe e le braccia, sosterrà le mura piegate della navata. Ora, ad avercela anche col clero, con la Chiesa, per carità, a noi, per esempio, basterebbe che pagassero l'ICI nei loro alberghi a 5 stelle spacciati per convitti. A parte i candelabri, se non riciclassero i soldi della criminalità organizzata nelle loro banche inviolabili, noi saremmo già contenti. Comunque, questa era l'idea dei futuristi. Ora, questa alterazione, questo estremismo, è un fatto scientificamente accertato, è stato fatto un esperimento, è stata presa una cavia ed è stato chiuso questa persona una settimana in una stanza dove è stata diffusa 24 ore su 24 musica, e cioè canzoni melense di Nino D'Angelo, per una settimana. Alla fine del trattamento la persona è uscita, gli è stata mostrata una foto di Lampedusa e gli è stato chiesto di dire la prima cosa che gli venisse in mente come associazione mentale, e ha detto campi da golf. E questo la dice lunga sullo stato mentale della persona. Ovviamente un cervello ormai a pezzi, a brandelli, ecco. Ma per fortuna, a parte questi temi della guerra, questi punti estremismi, avevano anche altre idee. Per esempio il punto 4 del manifesto futurista dice: noi affermiamo che la magnificenza del mondo sia arricchita di una bellezza nuova, la bellezza della velocità. Per i futuristi la macchina è considerata mezzo per liberare l'uomo dai lavori avvilenti e simbolo, fonte e maestra di una nuova sensibilità. Ecco, e quindi, a questo proposito, volevo proporvi qualche poesia di Bruno Sanzin, scrittore futurista,
di La Spezia, credo che sia, fra l'altro, e comincerei da questa prima poesia che si intitola Volare. Motore in marcia, martellare accelerato di applausi fragorosi, assordanti e brutali, in fuga con gli echi alle calcagna, di valle in valle, a spegnersi esangui. Petto impennato a salire, colpito e baciato dall'aria tormentata in vorticosa danza, dall'elica impazzita, turbinante su se stessa, cercando liberarsi, sfuggire alla schiavitù dell'albero motore, catena e vita. Scorazzare nel cielo, bevendo a sazietà la gioia turchina, iniettata di biondo sorriso solare. Distruggere la pace, la calma sterminata di un meriggio afoso, costruendo geroglifici insolubili con acrobazie audaci da rabbrividire. Lanciare nei solchi profondi tracciati dalla velocità oltre la coda dell'apparecchio lampo tutte le scorie della vigliaccheria umana ad annegarsi nel vuoto, a stritolarsi, a richiudersi delle muraglie aeree invisibili giustiziere. Proiettare sulla terra fangosa pennellate veloci di ombra, ingiuria ai lenti che non sanno aggrapparvisi e salire fin su a vivere intensamente lungimirando in corsa. Sfidare. Sfidare in gara il vento, vincerlo, addomesticarlo, a spolverare con scrupolosa cura ogni idea melanconico-nostalgica che minacciasse a fiorare, a interrompere il ritmo poderoso di vita eroica. Volare, volare sempre. Finché un giorno, in cielo tempestoso, scatterà un fulmine spillo a trafiggere l'aereo che, inchiodato, sospeso sulla terra, rimarrà coleottero meccanico dell'era della macchina. Bora più polvere. Impetuose raffiche di bora passano sibilando, sbattendo usci e finestre, clin, di vetri infranti, teste in pericolo, gonne ribelli che si alzano sopra il ginocchio, spavento per le gambe arcuate, cappelli, uccelli che volano e saltellano per il selciato, inseguimenti rocamboleschi, lampade dell'illuminazione elettrica che ballano nel vuoto, velocità, 80, 90, 100, 120, 160 chilometri all'ora, desiderio di usufruire della sua potenza per essere trasportati oltre i limiti d'ogni concepimento umano. Bora! Spazzina, insuperabile concorrente degli addetti alla pubblica nettezza. Bora! Ladra di tegole e comignoli. Alimentatrice di incendi, miglior disinfettante contro le malattie infettive. Le tue urla e i tuoi fischi spaventano ogni nauseabondo passatista. Il tuo freddo alito è una carezza per noi futuristi. La tua veemente corrente d'aria alimenta il fuoco del nostro giovane cuore impetuoso.
Questa era bora più polvere, adesso sentiamo pioggia più bora uguale raffreddore. Salute! Crip! Grazie! Oh! Ah! 4.758.916. Brrr! Dovete provare anche voi, secondo me, una settimanina di romanticismo tosto a vedere cosa nasce. Treno più velocità. Casupole. Il treno passa correndo per la campagna. Palitelegrafici. Svolgendo il suo lungo corpo di serpente nero. Tran tran, tran tran, tran tran, tran tran. Il rettile sputa dal camino tutta la sua ira di mostro furente. Fuma! Scintilla, scintilla! Fuma! Scintilla, scintilla! Rumore di ferramenta, pante metallico, acque spumeggianti in tumulto, fischio, tran 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 tran, tran 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 tran. La biscia corazzata s'addentra nella sua oscura tana sotterranea, rendendo l'aria irrespirabile col suo fiato soffocante. Veniamo ora a un altro punto del manifesto futurista che dice: il futurismo esalta il teatro di varietà perché, nato con noi dall'elettricità, non ha fortunatamente tradizione alcuna, né maestri né dogmi, e si nutre di attualità veloce. Vi proporrò quindi un esempio mirabile di teatro di varietà futurista, un pezzo che si intitola I tre tic, scritto da Oddo Oddi, è un pezzo che io ho fatto qua a Genova una 75ina di volte, chi volesse tirarmi dei pomodori esasperato può farlo, è molto futurista. I tre tic di Oddo Oddi, prego maestro. Io c'ho un piccolo difetto, sono un poco balbuziente. Quando canto non s'avverte, quando parlo invece sì. Ho tre tic e son nervoso, questa cosa non diverte. Quando canto non s'avverte, quando parlo invece sì. Primo tic, fraganella, per secondo col fischietto e per terzo il pernacchietto, mi tormentano tutti e tre. Al mondo si nasce con una disgrazia. C'è chi nasce con un fischio, chi con due. Io invece sono venuto a questo mondo con tre difetti. Ieri, per esempio, ero in piazza con un amico, mi vede una guardia e mi dice: giovanotto, dica un po', dice, lei dice, che cosa fa? Io? Non faccio nulla, dice, senta una cosa, venga con me, se non vuole altro,
Non vi dico che provai con quel certo pizzardone, io ci persi la ragione e la calma lì per lì. Mi scappò una raganella, non volevo protestare, ma tentando di parlare mi scappò il secondo tic. Il secondo che sarebbe, se non sbaglio, l'ho detto, il tic nel fischietto, e parlai allora così. Sentite, giovanotto, mi sembra che voi vi muriate ancora di me. Io? Io no. Io non mi burlo né di voi né di altri. Dovete sapere che questa che ho io è una disgrazia di natura. Dice, no. È già la terza volta che io vi richiamo all'ordine e voi mi rispondete con certi rumori che io non ho mai inteso. Mi vorreste, per esempio, spiegare che cosa sono questi Non vi dico che provai là davanti al delegato, mi sentii tanto eccitato che ogni motto un pernacchino. Delegato e pizzardone, pizzardone e delegato, io fui interrogato e parlai allor così. Il brutto mi capita in questura davanti a un delegato con tre difetti di natura. Il delegato appena mi vede, mi dice, giovanotto, dica un po', lei dice, come si chiama? Io? Mi chiamo... Quando mi chiamo... Io mi chiamo Filippo. Oh, dice. Lei si chiama Filippo e dice, che mestiere fa? Io faccio un... bellissimo mestiere, faccio niente pop di meno che il suggeritore. Ah, dice, lei fa il suggeritore e noi la sbattiamo dentro. Signori miei, scusate se vi ho un poco annoiato, ma il tic mi ho sfrenato, non so reggere di più. Dunque, passiamo adesso a un altro autore, un grande autore, poco conosciuto del futurismo, e parliamo di Adalgiso Bertoletti, forse qualcuno di voi l'ha sentito nominare. È un autore futurista che ha elaborato un suo concetto della guerra che si distacca leggermente da quello che marinettiamo di guerra come solo igiene del mondo. Ma c'è un motivo per questa cosa qua, per questa differenza. Dunque, il 10 ottobre del 1916 si era arruolato, ovviamente come moltissimi futuristi, nella Prima Guerra Mondiale, durante un assalto di trincea nei pressi di Monfalcone. Bertoletti viene colpito a una gamba da una raffica di mitragliatrice che gli spappola completamente il femore, viene ricoverato d'urgenza in uno di questi ospedali da campo, ma purtroppo la battaglia era cominciata molte ore prima, per cui c'era grande confusione, un medico 36 ore che lavorava senza fermarsi, senza dormire, completamente coperto di sangue, opera
il Bertoletti opera, tra virgolette, ma nella grande confusione purtroppo gli amputa la gamba sana. Un evento tragico. E quindi pochi giorni dopo i medici sono costretti ad amputargli quella realmente ferita e il Bertoletti rimane senza le gambe. Durante il trasferimento all'ospedale di Udine, in questo convoglio armato, purtroppo il convoglio viene bombardato e il Bertoletti perde il braccio sinistro e arriva praticamente in fin di vita all'ospedale. Si cerca di rianimarlo, di curarlo, ma purtroppo un'infermiera al suo primo giorno di lavoro, una volontaria, chiude inavvertitamente la mano del Bertoletti nel meccanismo della lettiga, facendogli perdere 3 dita della mano destra, e il Bertoletti sopravvive con queste 2 dita, col pollice e l'indice, e con queste 2 dita, in uno stato di trance assoluta, scriverà 2 meravigliose poesie sull'argomento della guerra, che ora vi vado a proporre. In una visione, in questo stato di trance, una visione del futuro, ha composto questa lirica che si intitola «Ho deciso di esportare una merce nuova». Vrum, 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 decolla l'aereo cromato. Di cosa l'hanno riempito? Che porta, che porta? Esporta, esporta. Esporta prosciutti salati? No. Esporta coltelli affilati? No. Esporta prodotti trattati, trattori, trivelle, tramvai carenati? No, no e poi no. Vuota è la stiva in apparenza. Partenza, partenza. Ma scusi, se la stiva è vuota, cosa esporta quest'aereo col suo pilota? Esporta la cosa più importante che ci sia. Esporta la democrazia. 10 euro al chilo e te la porti via. Boom. Esportare la democrazia. Raccontalo alla tua zia. No, davvero. L'ha inventato George. Guarda. Vado al massimo! Produci, consuma, raggiungi la luna. 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 Clinton, Clinton, Bush, Bush. Clinton, Clinton, Bush, Bush. Clinton, Clinton, Bush, Bush. Obama, Obama. Clinton, Clinton, Bush, Bush. Clinton, Clinton, Bush, Bush. Obama, Obama. Clinton, Clinton, Bush, Bush. Clinton, Clinton, Bush. Finita la benzina. Pelini, ragazzi, è un problema. Tiriamo la cinghia, cambiamo sistema. Sei scema? Facciamo una pazzia. Esportiamo la democrazia. Chi non ce l'ha, lo spazziamo via. Guarda. Pace, hamburger, libertà nel mondo intero. Chi si oppone all'Occidente, noi lo facciamo nero. Non è per il petrolio che in fondo non ci interessa. Sganciamo qualche bomba, ma dopo andiamo a messa. Straniero, le piace il mio sistema? Non so, non l'ho mai visto. È semplice, si vota guardando il palinsesto. Ma sarà anche bello, ma vedi, fratello, noi siamo diversi per razza, religione. A voi piace Stallone, a noi sembra un coglione. Anatema! Il nemico nasconde l'arma letale, non serve controllare la democrazia, ci affianca branca, branca, branca! Leon, Leon, Leon! Bom! Bom!
bombardo il nemico codardo, ti porto la pace, bastardo. Pim, 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 ta 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 ta. Oh, oh, rispondono al fuoco. Sono armati e non poco. Ma chi gliel'avrà vendute le armi poi? Noi. Di Baronchelli a Spartame, basta che te lo credi, le armi gliele abbiamo vendute noi. Dirige il maestro Gorni Kramer, canta Bertolazzi. Noi vendiamo le armi a chiunque, paraponzi, ponzi, ponzi, anche all'ultimo degli stronzi. Pim, 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 pam, pim, ta, 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 ta. Ho vinto, ho vinto, ho vinto, basta. Mamma, butta la pasta, il Moro è sconfitto e viva il profitto. Shh. Sei matto? Nessuno lo sa il vero motivo per cui siamo qua. Pace e concordia nel mondo intero, riempendo il cimitero. Ci manda Dio, siamo i più buoni. E ora elezioni! Forza, votate, vinca il migliore, così ubbidirà al mio governatore. Curdisciti sunniti. Ma chi cazzo sono? George. George, sono i partiti, ognuno con una diversa opinione. Ah, strano, non li ho visti in televisione. Orsù, che qualcuno s'adopra per conoscere queste genti d'Europa. George! Dalla CIA. Un dispaccio urgente. Pare che l'Iraq sia in Medio Oriente. Ta 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 ta. Pim, 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 pim. Uffa! Ci sparano addosso. Non sono contenti. Vogliono un futuro fenomenale senza pagare la mia multinazionale. Facciamo così, facciamo così. Offriamogli un rosolio mentre rubiamo il loro petrolio. Urca! C'è il burka! Ma io me ne fotto, ma chi cazzo mi lustra le scarpe qua sotto? Io? Mi consenta, noi siamo solidali, fanculo gli effetti collaterali. E poi abbiamo le informazioni, si tratta di terroni. Dignità, dignità. No, no, pubblicità. Stempe di pompano, bebba. Noi della trangugia e divora, baciamo il culo a chiunque pur di far del grano. Bombardi i civili democraticamente individuati? Che figata! Ti mando i miei soldati! Steppano e tampano, bebba! Giro, giro, tondo, casca il mondo, il mitra presto afferra e poi dichiara guerra. Silenzio, audace! La guerra non c'è più. Io ti dichiaro pace. Noi siamo i buoni, abbiamo una mania, esportare la democrazia, ma non la tua, la mia. Grazie. Il grande Bartoletti, con due dita sole, eh? La seconda poesia che scrisse prima di spirare, in una visione ancora più lucida, decisamente più lucida, secondo me, si intitola «Voglio fare la guerra». La pace non mi piace. Stai cheto e baci, con cheti giaci, con cato taci. Pacifisti, siete poco maci.
privi di pensieri audaci, pacifisti, all'anima dell'immortaci. Guerra santa, guerra mondiale, guerra fredda, nucleari, della trincea, guerra allo zolfo, dei cent'anni, guerra del golfo. A me non allettano, son spazzatura. Io faccio guerra, ma alla magistratura. Vengo dalla Brianza e ho reso falsa testimonianza. Mi chiedeva della P2 un giudice testardo come un bue. Ho chiesto ausilio alla massoneria? No, ho approfittato dell'amnistia. Credete forse che mi sia preso paura? Ma che? Io faccio guerra alla magistratura. Oliverian, falso in bilancio, tangenti, il magistrato se le dà sui denti. Ma che ha detto la Cassazione? Ma come hai fatto? Magia, una pozione? No, senza neanche una deposizione, ho solo abbreviato la prescrizione. Certo, certo, ogni tanto telefono in questura, ma non demordo, faccio guerra alla magistratura. Sono più granitico dei gladiatori quando combatto per la Mondadori. I magistrati sono comunisti, ma con il soldo alcuni lieviti. Comunque io non so nulla, chiedete a Previti. Coi fondi neri non vado a spese, tanto mi copre un avvocato inglese. Tu dici che faccio brutta figura? Non so, io faccio guerra alla magistratura. La soluzione ti fa soddisfatto per non avere commesso il fatto, ma la mia anima è ugualmente giuliva, pur con la formula dubitativa. E se un domam mi si accusa di pizzo, a me che me frega, lo depenalizzo. Ho già il mausoleo per la mia sepoltura, c'è scritto guerra alla magistratura. Il magistrato ti vuole confondere, io non ho niente, sai, da nascondere. Ho facoltà, lo voglio diffondere, la facoltà di non rispondere. E poi, fino a ieri ero tutto contento con il legittimo impedimento. La Costituzione, nuova stesura, articolo 1, guerra alla magistratura. Dei miei processi a nessuno fotte, tranne per quello delle mignotte. Falso in bilancio aggravato, beh, mi dispiace, non è più reato. Magistrato orsù, il tuo sforzo è vano. C'è un'ispezione, ti ho mandato al fano. Ho dichiarato, per fare il magistrato bisogna essere mentalmente disturbato, ma sono stato frainteso. In realtà ho affermato che per fare il magistrato devi essere mentalmente disturbato. Il mio amico Gheddafi, con la sua dittatura, non aveva problemi con la magistratura, ma il pueblo in rivolta lo ha costretto alla guerra, sprofondando il paese in una nuova Gomorra. Io non voglio violenza, rovina, sciagura! Voglio fare la guerra, ma alla magistratura. L'ha scritta una con due dita, uno con due dita, non è male. Bene, ci avviamo verso il brano conclusivo e vi vorrei proporre, vorrei con voi affrontare, perché si tratta veramente di affrontare, il capolavoro assoluto del futurismo russo, e cioè La nuvola in calzoni di Vladimir Mayakovsky. Dunque, questo è un poemetto che Mayakovsky ha scritto incredibilmente
poco più che ventenne. È una cosa che non si riesce a capire come abbia potuto scrivere questa cosa a quell'età. Nel poemetto ci sono molti punti, sono ripresi molti punti proprio del manifesto futurista. Per esempio Marinetti dice: ammirare un quadro antico equivale a versare la nostra sensibilità in un'urna funeraria. Perché dovremmo guardarci alle spalle se vogliamo sfondare le misteriose porte dell'impossibile? Sentite cosa dice poi il punto 10 proprio del manifesto futurista: noi vogliamo distruggere i musei, le biblioteche, le accademie d'ogni specie. E qui è curioso constatare come a 100 anni di distanza il nostro governo stia perfettamente realizzando questo. È un progetto futurista di grandissima attualità. Ecco, nella Nuvola e Calzoni, Majakovskij, con questo spirito, attacca subito i borghesi, li attacca, dice, col cencio insanguinato del proprio cuore, attacca il loro cervello ramollito, come lo chiama lui. E invita tutti i borghesi alla sua scuola, alla scuola della sua follia, e dice che la loro fantasia sono gli smeraldi delle loro follie, valgono meno di un copeco in tasca a un mendicante. E in sintonia sempre con quello che abbiamo detto prima, come provocazione ovviamente, mentre il governo lo sta facendo sul serio, non ha capito che era, invita a non leggere libri, a non elemosinare poesie altrui, a essere di per sé stessi grandi di anima, di azioni, e il popolo delle città che lui chiama i forzati della città Lazzaretto, gli dice che per il solo fatto di essere vivi in questo straordinario mondo che sta nascendo è più forte di tutto quello che lui potrà scrivere o potrà fare o potrà immaginare, più forte del suo pensiero creativo, il fatto di essere vivi in questo tipo di mondo. Si definisce come nuovo Zarathustra, come nuovo profeta, e vorrebbe, come dice lui, inchiodare se stesso alla croce, sogna di cancellare la sofferenza e dei relitti, e invita tutti anche al tumulto popolare. Nell'ultima parte del poemetto chiederà infine soccorso a una donna che però lo respingerà e lo ricaccia tra i borghesi, insensibili alle sue motivazioni, comprende le sue ragioni. Lui dice che i borghesi hanno le orecchie imbottite di lardo, sono sordi. E il nostro eroe immagina un delirante percorso compiuto col suo cuore straziato d'amore alla sua morte, si presenta a Dio con questo cuore sanguinante in mano e vede praticamente, e anche questo senso si ricollega al manifesto futurista, come quasi se la donna fosse uno strumento di vendetta di Dio. L'amore, la passione che si scatena, il dolore che si scatena nelle storie d'amore, è una sorta di vendetta di Dio contro l'uomo che così approfitta troppo del suo libero arbitrio e diventa blasfemo. Ma non vi dico altro e sposto leggio, bevo. È molto denso come scrittura, quindi vi preparo, ma è veramente eccezionale. Prego, maestro. Il vostro pensiero che fantastica sul cervello ramollito come un lacchè rimpinguato sopra un sofà unto di grasso, io lo stuzzicherò contro il cencio insanguinato del cuore. Impudente caustico me ne arcibefferò a sazietà. La mia anima non ha un solo capello bianco, non v'è in lei senile tenerezza. Intronando l'universo con la possanza della mia voce, cammino bello, 22enne. Teneri.
sdraiate l'amore sui violini, il rozzo sui timballi sdraia l'amore, ma come me non potete slogarvi per essere labbra soltanto da capo a piedi. Venite, venite, venite a istruirvi dai salotti vestiti di batista, gentili funzionari della Lega Angelica, e venga colei che sfoglia placida le labbra come la cuoca le pagine del libro di cucina. Se volete sarò frenetico di carne o come il cielo mutando i toni. Se volete sarò d'una tenerezza inappuntabile, non uomo ma nuvola in calzoni. Mi stuzzicate? Meno delle copeche in tasca un mendicante sono gli smeraldi della vostra follia. Ricordatelo, per i Pompei, quando stuzzicarono il Vesuvio. Ehi! Ehi voi, signori dilettanti di sacrilegi, di delitti, di massacri, avete visto mai quel che c'è di più terribile? Il viso mio, quando sono assolutamente calmo e sento che l'io mi va stretto, qualcuno da me si sprigiona ostinato. Hello? Hello, chi parla? Mamma? Mamma? Mamma, vostro figlio è meravigliosamente malato, mamma. All'incendio nel cuore, dite alle mie sorelle, a Liude, a Olia, che non sa più dove trovare scampo. Ogni parola, sia pure una burla, che gli vomita dalla bocca in fiamme, si getta come nuda prostituta sopra un postribolo che arde. La gente annusa, c'è odore di bruciato. Hanno accozzato degli sconosciuti rilucenti con gli elmi. A che scopo quegli stivalacci? Ditelo ai pompieri. Su un cuore in fiamme ci si arrampica con le carezze. Faccio da solo, rotolerò come botti gli occhi lacrimati, lasciate che mi appoggi alle mie costole e salterò, salterò, salterò! Sono crollate. Non si salta via dal proprio cuore. Glorificatemi! I grandi io non li tratto da pari a pari. Soprattutto ciò che è stato fatto, io pongo un nil. Non voglio mai leggere niente. Libri. Ma che libri? Una volta pensavo che i libri si facessero così. Arriva un poeta, dischiude come niente fosse i labbri e subito prende a canatare il sempliciotto ispirato. Via, via. E invece mi risulta che i poeti, prima di mettersi a cantare, camminino a lungo, straincallendosi per il lungo girellare, e adagio sguazza nella melma del cuore la stupida tinca dell'immaginazione, mentre fanno bollire, strimpellando rime, una brodaccia di amori e usignuoli. La strada si contorce senza lingua, non ha con che discorrere, gridare, e dietro i poeti, via, le torme di strada, studenti, prostitute, appaltatori, signori, fermatevi, noi non dovete chiedere l'elemosina. Forse che vanno umilmente implorato, soccorrimi, supplicarli d'un inno, d'un oratorio. Siete anche voi ardenti nella fabbrica del laboratorio. Io, bocca d'oro più di chiunque, tanto che ogni mia parola rigenera l'anima o ne mastica il corpo, io vi dico che il minimo granello di polvere d'un vivo è più prezioso di quanto farò e ho fatto. Ascoltate. Predica, dimenandosi e gemendo, lo Zarathustra d'oggi dalle labbra urlanti. Noi
dal volto come un lenzuolo assonnato, noi dalle labbra pendenti come il lampadario, noi forzati della città lazzaretto dove oro e fango hanno ulcerato la lebbra, noi siamo più puri dell'azzurro veneziano lavato un tempo dai mari e dai soli. Io me ne infischio se negli Omeri, negli Ovidi non c'è gente come noi, butterata di fuligine. Io so che il sole si offuscherebbe se vedesse le sabbie aurifere delle nostre anime. Io, bocca d'oro più di chiunque, sommerso dalle risa beffarde della generazione odierna, vedo venire attraverso le montagne del tempo qualcuno che nessun altro vede. Dove l'occhio degli uomini frana monco, là, testa di orde affamate con la corona di spine della rivoluzione, s'avanza l'anno 16. E io fra voi ne sono il precursore. Io sono sempre là, dove si soffre. Sopra ogni goccia di flusso lacrimale ho inchiodato me stesso alla croce. Non si può più perdonare niente. Io ho incendiato le anime là dove si coltivava la tenerezza. È un'impresa ben più ardua che prendere migliaia e migliaia di bastiglie. E allorché, proclamando con una sommossa il suo avvento, uscirete incontro al Salvatore, per voi io mi strapperò l'anima e la calpesterò perché sia grande e ve la darò insanguinata come vessillo. Maria, 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 lasciami entrare, Maria, io non ce la faccio più nelle strade. Non vuoi? Tu aspetti che un buco mi incavi le guance, che assaggiato da tutte, insipido, io venga a biascicare sdentato che oggi sono mirabilmente onesto? Maria, vedi, ho già cominciato a incurvarmi. Dentro le vie la gente forerà il grasso dei propri gozzi a quattro piani, sporgeranno gli occhietti consunti da 40 anni di logorio per risolinarsi l'un l'altro che offra i denti di bel nuovo, il panino raffermo della carezza di ieri. Maria, la pioggia ha insinghiozzato i marciapiedi, l'adruncolo stretto dalle pozzanghere che fradicio le calcadavere delle strade maciullate di selci. E sulle ciglia canute, sì, sulle ciglia dei ghiaccioli lacrime stilano dagli occhi, sì, dagli occhi abbassati delle grondaie. D'intorno succhiò tutti i pedoni il muso della pioggia, mentre nelle carrozze luccicavano in fila pingui atleti. Ce n'era che scoppiavano rimpinzati fino all'ultimo soldo e dagli spacchi colava sugna. Come un torbido fiume scolava giù dalle carrozze insieme al panino ruminato
il masticaticcio di vecchie polpette. Maria, come ficcar loro nell'orecchio imbottito di lardo una dolce parola? L'uccello canta mendicando una canzone, canta affamato e garrulo, ma io sono un uomo, Maria, semplice, scatarrato dalla sudicia mano della presnia nella notte. Maria, vuoi un uomo simile? Lasciami entrare, Maria. Con lo spasmo delle dita stringerò la gola metallica del campanello, Maria. Diventano feroci i pascoli nelle strade. Maria, vedi? Sul collo sono una scalfitura, le dita della calca, apri, sto male. Piantati negli occhi ho spilloni di cappelli femminili. Mi ha lasciato entrare. Bambina. Non temere se sul mio collo taurino siede come un'umida montagna donne dal ventre sudato. Non temere, non temere se di nuovo nelle intemperie del tradimento mi unirò a migliaia di volti carini, le adoratrici di Majakovskij, che si tratta ormai di una dinastia di regine ascese al cuore. Un pazzo. Maria, avvicinati di più. Con svestita impudenza o con pavido tremore, concedimi la florida vaghezza delle tue labbra. Io e il mio cuore neanche una volta siamo vissuti fino a maggio, e nella mia vita passata c'è soltanto il centesimo aprile. Maria, il poeta canta sonetti a Tiana, mentre io, tutto di carne, uomo, tutto con semplicità, chiedo il tuo corpo, come i cristiani chiedono, dacci oggi il nostro pane quotidiano. Maria, concediti, Maria, io temo di scordare il nome tuo come un poeta, teme di scordare una qualche parola natagli nei supplizi delle notti, uguale per grandezza. Addio. Il tuo corpo io saprò custodire, amare come un soldato stroncato dalla guerra, inutile di nessuno, custodisce la sua unica gamba. Maria. Puoi? Non vuoi? E allora di nuovo tetro e abbattuto prenderò il mio cuore per portarlo illorato di lacrime come un cucciolo che porta nella sua cuccia la zampa stritolata dal treno. Col sangue del cuore irrorerò la strada. Il sangue incollerà fiori alla polvere della giubba. Mille volte come Salomè il sole circondanzerà la terra cranio del Battista, e quando il mio numero d'anni avrà finito di danzare, un milione di gocce di sangue tappezzerà la strada che porta alla casa del Padre. Allora uscirò fuori, sudicio di nottate dentro ai fossi, mi ci metterò fianco a fianco e mi chinerò a dirgli in un orecchio: ascoltate, signor Dio, non vi annoia inzuppare ogni giorno nella gelatina di nubi gli occhi cicciuti? Forza, ma sì,
Allestiamo un carosello sull'albero della conoscenza del bene e del male. Ogni presente sarai in ogni armadio e serviremo vini Italia mensa che verrà voglia persino all'accigliato Pietro Apostolo di ballare un kickapoo. E in paradiso torneremo a insidiare le vucce. Ordina! E questa notte stessa ti trascinerò davanti in folla da tutti i viali le ragazze più belle. Vuoi? Non vuoi? Scrolli la testa o cappelluto, aggrotti il bianco sopracciglio. Tu pensi che quello dietro di te con tanto d'ali sappia cosa sia l'amore? Sono un angelo anch'io, lo sono stato. Avevo negli occhi lo sguardo d'un agnello di zucchero. Ma non voglio più donare alle giumente vasi plasmati nelle torture di Sèvres. Onnipotente! Tu ci hai inventato una testa, hai fatto sì che ognuno avesse due braccia. Ma perché non hai inventato un modo per baciare, baciare e ribaciare senza tormenti? Io ti credevo un titanico dio onnipotente e invece sei un mezzo analfabeta, sei un minuscolo deuccio. Vedi? Mi piego. Da dietro il gambale sto sfilando il trincetto. Alati gaglioffi, rincantucciatevi in paradiso, arruffate le vostre piumette in un tremito sbigottito. Te, impregnato d'incenso, io squarcerò da qui fino all'Alaska! Lasciatemi. Non mi fermerete. Chi aumenta pure se nel giusto non potrei essere più calmo di così. Guardate, hanno di nuovo decapitato le stelle insanguinando il cielo come un mattatoio. Ehi voi cielo, toglietevi il cappello, me ne vado. Voi credete? Siete sul serio che un tribunale italiano possa mandare Marinetti in nome degli ideali che lo hanno animato, in nome dell'arte che è stata la sua fede e la sua vita, possa mandarlo per il mondo così conciato che tutti vedano che egli è un turpe e vile pornografo il quale scrive delle cose sporche e brutte per guadagnarvi su un po' di denaro? Disilludetevi, signor rappresentante del pubblico ministero. Qui si rende giustizia, non si fanno delle esecuzioni capitali. Marinetti ha altro da aggiungere? Protesto con tutto il mio sangue contro l'accusa assurda e infame.